è una manifestazione che gode del patrocinio di istituzioni di altissimo spessore, come la Regione Puglia, l'Unione delle Prologo, il Sentiero Francescano, ed è una serie di eventi ormai molto apprezzati che prevedono di percorrere a piedi un tratto dell'antico percorso francescano, facendo tappa di tanto in tanto in luoghi significativi, in ognuno dei quali un coro propone l'ascolto di alcuni brani cantati. C'è quindi una doppia anima, no, di questa manifestazione, una di cammino e una di canto sulle orme di San Francesco d'Assisi, il menestrello di Dio che camminava cantando le lodi al Creatore. Sono stati 10 anni, questo è il 10° anno di 10 anni di edizioni, numerosi eventi distesi, appunto, abbiamo ricordato prima, su più regioni, più di 50 cori coinvolti nel tempo, e la conclusione, come sempre, avviene, sempre avviene anche oggi, qui ad Assisi, prima con eventi come questo in diverse location della città e infine con il solenne finale nella Basilica di San Francesco presso il Sacro Convento, con la presenza di tutti i cori oggi partecipanti. Considerate che i cori che sono in giro per Assisi hanno iniziato a cantare da stamattina, alcuni cori si sono già esibiti il loro pezzo per alcuni concerti, alcuni cori hanno animato le messe nelle varie basiliche. Oggi Assisi conta circa 30 cori che stanno cantando da stamattina proprio per concludere questa manifestazione straordinaria. Nell'edizione di quest'anno, in cui si apre una serie di ricorrenze importanti, perché nel 2026 saranno gli 800 anni degli anniversari francescani, siamo stati tra gli altri luoghi, in luoghi molto particolari che sono stati inseriti per quest'anno per la prima volta. Quindi Greggio, dove appunto quest'anno c'è la ricorrenza del 800° anniversario del presepe vivente, Laverna, dove l'anno prossimo saranno 800 anni dalle stemmate di San Francesco, Gubbio, quindi famoso il fatto di San Francesco in Gubbio, Fabriano e tante altre località francescane, tra cui quella che ha dato origine a questo percorso di canto sulle vie di Francesco, che è appunto Val Fabbrica, e Nocera Umbra, che partecipa ancora questa sera qui, che è la località dove San Francesco è stato poco prima di morire e da dove è partito per rientrare ad Assisi morente durante proprio gli ultimi attimi della sua vita. Allora, poi con noi ci sarà anche il coro polifonico Canto Libero di Alderona in provincia di Terni. Quindi in questa location meravigliosa abbracciamo tutta la regione dell'Umbria, quindi ci sono cori rappresentanti della provincia di Perugia e della provincia di Terni. Quindi l'Umbria è rappresentata veramente a 360 gradi. Il coro nasce inizialmente come un coro polifonico amatoriale alderonese nel febbraio del 2004 sotto la direzione del maestro Maria Luisa Manno, con un organico di circa 15 elementi, mentre l'esordio ufficiale avviene nel giugno del 2004 con l'esibizione A noi piace cantare, anche a noi, e l'intervento dei ragazzi della scuola di musica La Musica Insieme ad Alderona. Nel 2005 fu deciso di costituire, sempre sotto la medesima direzione, dapprima l'Associazione Culturale Coro Polifonico Amatoriale Alderonese Canto Libero, divenuta successivamente Associazione Culturale Coro Polifonico Canto Libero. Ha partecipato a numerose rassegne volari, tra le quali ricordiamo Cimitello Italiano, Guidonia, Antigliano, Castelturino, Forzico di Norcia, Narni, Arrone, Calvi dell'Umbria, Città della Pieve, Perugia, Terni e Spoleto, in occasione dell'apertura del Festival dei Due Mondi nel 2009, alla manifestazione Umbria in Festa. Da 17 anni, la terza domenica di dicembre, organizza presso la chiesa di Santa Maria Assunta ad Alderona la rassegna di corali polifoniche, un canto viene dal cielo, che nel 2020, in piena pandemia Covid, si è svolta in modalità virtuale.
Dall'agosto 2008 l'organico ridotto collabora per le parti corali con l'Associazione Spazio Musica di Genova nella messa in scena di opere teatrali, per citarne alcune: la Cavalleria Rusticana, la Cenerentola, il Barbiere di Siviglia, Don Giovanni, Nozze di Figaro, la Traviata, un ballo in maschera, il Trovatore, l'Elisabetta d'amore, Madame Butterfly, la Bohème, la Sonnambula, eseguite presso il Teatro Mancinelli di Orvieto, mentre nel 2011 ha visto la messa in scena della Bohème al Teatro delle Industrie di Grosseto, il Rigoletto, la Carmen, e la replica della Bohème presso il Teatro La Gare du Midi di Biarritz in Francia. Il repertorio del coro spazia tra i diversi generi musicali, dal religioso al profano, dalla musica leggera a quella classica, dalla musica operistica a quella popolare. Il coro polifonico Canto Libero di Allerona è iscritto all'Associazione Regionale Coro dell'Umbria, che è tra gli enti patrocinatori di questa manifestazione, ed è associata a Fenialco. È diretto dal maestro Maria Luisa Manno, accogliamoli con un applauso.
Allora, il prossimo brano che eseguiamo è Cantate Domino di Pitoni, una lavorazione a tre voci. Thank you.
testo è Shalom, tratto dalla tradizione israeliana, è un arrangiamento di Al Fleck, che in realtà era stata creata solo di due voci e con l'accompagnamento di uno strumento. Noi, lo strumento siamo noi, e quindi ce la siamo riarrangiati a tre voci con le nostre voci. Aleluya, Shante, Aleluya, Shante, Aleluya.
scordiamo e lasciamo il posto agli altri. Allora, è Caritas Canon, è un brano di Beck. Questo brano in realtà il testo sarebbe in inglese, io ci ho avuto la pazzia di metterci invece il testo in latino, perché Caritas era un brano all'inizio che doveva essere in latino, poi questo inglese introdotto in mezzo, non scusate, ma io sono così, modifico le cose, quindi faremo questo brano. Presidente Eleonora Tedeschi. Coro Parola di Vita di Farin Sabina. Andrea Bertolli, dov'è? Grande Andrea. Quest'anno abbiamo cantato per una volta a Greccio 800 anni del presepio e abbiamo cantato insieme al grande Andrea. Corale Brunella Maggiore di Iesi, Stefano Contadino. Ah no, presidente.
Ascio di Valfabbrica. Enrico Fermentini, presidente. Coro polifonico, canto libero di Alberone, Terni. Ecco la Maria Luisa, la direttrice. Corale Santa Cecilia di Nocera Umbra. Allora, Core Ensemble e il coro dell'Abbazia di San Secondo, Sabrina Sannipoli, eccola, un bel applauso, la new entry, anche lei. Abbiamo fatto il primo evento a Gubbio. La Commedia Armonica di Assisi, direttore Umberto Rinaldi, voti per lui. Vabbè, li vediamo dopo. Poi ci sono i madrigalisti di Perugia. Eccola, Cristina Mascetti, la presidente. Insieme vocale Turtiglione di Arezzo, Stefania Barbieri, eccola qua.